Non si sono presentati in tribunale a Roma i protagonisti di quella che ormai è passata alla cronaca come la guerra dei Rolex. Stamattina alla settima sezione del Tribunale Civile c'erano solo gli avvocati di Ilary Blasi, depositari dell'azione di reintegrazione di scarpe, borse e cinte sottratte dal capitano alla ex, e i legali di Totti, che si sono costituiti nel giudizio rivendicando la proprietà degli orologi, del valore di circa 1 milione di euro, custoditi in una cassetta di sicurezza in banca e prelevati ormai diverse settimane fa dalla conduttrice e da suo padre. Il giudice si è riservato di fissare una nuova udienza e quindi di ascoltare anche testimoni. Una sorta di prova generale di quella che sarà la causa di divorzio giudiziale che con molta probabilità comincerà nella prossima primavera. Intanto l'affaire che appassiona gli italiani si condisce con appetitose notizie, vere o presunte, o totalmente false, come dichiara l'avvocato di Ilary Blasi. Il riferimento è diretto allo 007 Ezio Denti, protagonista di un'altra separazione VIP, quella di Gigi Buffon e Elena Seredova. L'investigatore ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo, uscita 2 giorni fa, con clamorose dichiarazioni. Ha raccontato di aver avuto incarico di pedinare Francesco Totti direttamente da Ilary Blasi. L'operazione sarebbe durata mesi, da aprile fino a fine luglio, notte e giorno. Un avvincente racconto condito di particolari della caccia al fedifrago, realizzata con appostamenti e l'ausilio di sofisticati dispositivi, camera infrarossi, droni e mezzi civetta. Un lavoro per il quale la conduttrice avrebbe sborsato la sostanziosa cifra di 75.000 euro. Dente ha aggiunto che tra i messaggi trovati dal capitano sul telefonino della moglie, quello che recitava «Ti aspetto in albergo» era il suo, non di un amante come ha erroneamente interpretato Totti, e ha precisato che l'appuntamento aveva solo fini professionali. Ma dopo l'uscita dell'articolo, i legali di Ilary Blasi hanno smentito tutto e Dente ha ritrattato, negando di aver mai rilasciato interviste.